Buonasera, buenas tardes y bienvenidos a esta segunda charla virtual organizada por la Embajada de Italia en Buenos Aires sobre el proyecto editorial Le Piazze Invisibili. Este evento está incluido en el ciclo Caras d'Italia, se desarrolla también esta vez en el marco de la vigésima semana de la lengua italiana en el mundo. Para presentarlo, la Embajada ha organizado este seminario virtual en el cual el embajador de Italia, Giuseppe Manzo, nos hará una introducción sobre el argumento del proyecto editorial Le Piazze Invisibili y también sobre el tema de la semana de la lengua italiana. Luego tendremos una intervención de Marco De Lobu, que es el curador editorial de Le Piazze Invisibili, que esta vez nos hablará en su calidad de fotógrafo y artista. Enseguida tendremos la oportunidad de escuchar a dos autores más del progetto Le Piazze Invisibili, al fotografo Luca Campigotto y al escritor Sandro Veronesi. Bueno, yo entonces me paro acá y paso la palabra al embajador de Italia en Argentina, Giuseppe Manzo. Muchas gracias, grazie per Paolo, bienvenidos, buongiorno a tutti da Buenos Aires, dall'ambasciata d'Italia a Buenos Aires. Bueno, como Pier Paolo decía, este es el segundo webinar que la embajada quiso dedicar al proyecto Le Piazze Invisibili, las plazas invisibles. Es un proyecto promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y creado y coordinado por Marco De Lobo. Pero antes de empezar, bueno, quiero decirle a quien no hubo la posibilidad de atender el primer webinar, yo, bueno, la tuve esa oportunidad, el primer webinar que fue transmitido el 8 de octubre, que todavía lo puede encontrar en nuestro canal YouTube. Se lo digo porque aconsejo que no se lo pierda. Le Piazze Invisibili es un proyecto que nació en abril de este año, en el pleno de la pandemia a Italia. Después se había, en ese tiempo ya se había difundido en todo el mundo. Pero nació en Italia justamente para proponer un suggestivo viaje por la bellezza de las plazas italianas. Y en el mismo tiempo estimular reflexiones durante un momento histórico digamos, de suspensión. Un momento en el cual las plazas se encontraban vacías. Però, más allá del momento histórico, Le Piazze Invisibili creo que nos ofrece un'opportunità che non è solo vinculata al momento, sino che nos ofrece un'immagine de los valores, de aquellos valores che justamente se desarrollaron en torno al concepto de plaza y a lo largo de nuestra historia. Es algo entonces que va más allá de la contingencia, del momento de su desarrollo. Por eso el objetivo de estas dos charlas es entonces ilustrar este proyecto editorial y de proponer reflexiones de algunos de sus autores, de los autores del proyecto, sobre estos conceptos que acabo de mencionar. Así que hoy, bueno, el tema de la charla de hoy, le iremos proponiendo un recorrido de una parte del patrimonio histórico y arquitectónico de Italia. Y la clave que vamos a usar es la del diálogo entre imágenes y palabras. Y justamente lo mencionaba Pier Paolo antes, la relación entre imagen y palabra es uno de los temas en el cual se enfoca la Semana de la Lengua Italiana en el mundo, en la edición 2020. Y que hoy también, bueno, tomamos la oportunidad para celebrar. Porque a 20 años desde su creación,
La Semana de Lengua Italiana, la lengua italiana, sigue siendo la cita más importante dedicada a la promoción del italiano como grande lengua de la cultura clásica y contemporánea. Este año la celebramos el 19 y el 25 de octubre. Y a lo largo de la semana, la embajada, los consulados, bueno, los institutos de cultura italianos en la Argentina, están promoviendo un amplio y variado programa de eventos y encuentros virtuales que se encuentra en todos nuestros medios sociales, lo van a encontrar en Twitter, en Facebook, en el sitio web. Déjenme darles algunos de los números que subrayan la importancia de la enseñanza del nuestro idioma acá en Argentina. Tenemos 6 escuelas paritarias, 100 comitatos de la Dante Alighieri, 80.000 estudiantes de italiano. La Argentina es el país donde, como quizás saben, reside la comunidad italiana más amplia del mundo, son más de 1 millón. Hoy tenemos entonces la ocasión de, diríamos, una ocasión extraordinaria, de celebrar la lengua italiana a través de las fotografías de Marco De Logu y de Luca Campigotto y las palabras de Sandro Veronesi, el diálogo entre palabras y imagen. Los invito entonces a disfrutar esta charla y, bueno, por supuesto, a consultar el programa completo de las iniciativas en el marco de la semana, de la settimana della lingua italiana. Grazie, buon lavoro e buona giornata a tutti. Gracias ambasciatore, gracias embajador por sus palabras que nos han introducido más en detalle en el proyecto editorial Le Piazze Visibili y pero también en el significado de este evento tan importante que es la Semana de la Lengua Italiana, la Semana de la Lengua Italiana en el mundo, que por supuesto celebramos acá también en la Argentina. Voy entonces ahora a pasar la palabra a Marco De Logu. Marco De Logu es fotógrafo, es un cineasta, un editor. Él es el fundador del Festival Internacional de Roma, Fotografía, y autor de obras que se pueden encontrar en algunos de los principales museos internacionales, en Londres, en París y muchos otros países y ciudades del mundo. Él es, como ya hemos subrayado, el curador, el creador del proyecto Le Piazze Invisibili, pero hoy nos acompaña con una presentación de una parte su producción artística de fotógrafo, también enfocándose en esta relación entre imagen y palabras y dándonos la posibilidad de recorrer un poco Italia a través de sus obras. Paso entonces ahora la palabra a Marco De Logu. Grazie mille, un saluto all'ambasciatore Giuseppe Manzo, un saluto al dottor Proto. È il secondo webinar che facciamo, sono molto contento di come è andato il primo e sono contento di dividere questa ora con due persone che stimo molto come Luca Campigotto e Sandro Veronesi in ordine alfabetico. Quando mi è venuta l'idea di fare Le Piazze Invisibili mi è venuta da tutta la mia storia di fotografo e qui nel secondo webinar parlerò del lavoro che ho fatto su Roma. Io sono nato e cresciuto e sono stato tantissimo a Roma. In una dedica di un libro Sandro scherzava anche sulla mia immobilità per molti anni dalla città di Roma, dal centro di Roma, dove per un piccolo periodo abbiamo anche condiviso lo stesso palazzo proprio, abbiamo inserrato. E quando sono andato a Londra nel 2015 ho lasciato, diciamo, come eredità visiva, chiamiamola così, cioè, si esagera, ma si esagera per scherzo da questo punto di vista, un lavoro sulla città che era completamente diverso da quello che ci si potesse immaginare. Roma è sempre vista in particolar modo in giornate come oggi, io adesso sono in Toscana, ma so che anche lì ho una bellissima giornata, per le sue famose 8 brate romane, per questa luce meravigliosa, eccetera. Ecco, io ho cancellato sia la luce che le persone, mi sono molto concentrato su quello che
potevano essere una specie di mio sogno dentro questa città, o perlomeno in una seconda serie quello che poteva essere la mia infanzia. Sono nato all'inizio degli anni 60 e ho un po' visto Roma in questo strano tentativo di americanizzazione, cioè una città invasa da scritte al neon, eccetera. La più grande che resiste ancora è quella del famoso giornale romano, Il Messaggero, a Piazza del Tritone. E queste scritte ormai non esistono più. In pratica c'era una scritta che poi è molto simbolica, quella dell'ippodromo di Tor di Valle, ippodromo chiuso dove doveva nascere il famoso Stadio della Roma, che non nasce neanche. Oppure nella via dove abitavo c'era la scritta del Cinema America, che era chiuso da 15 anni. Quindi un po' è stato fotografare queste scritte con il sole romano che in qualche modo le intercettasse in modo quasi genitale. E l'ultima di questi lavori non è stata una scritta, ma è stato un segno molto bello, secondo me, che è la piscina del Kursaal a Ostia, dove più o meno finisce la Cristoforo Colombo, cioè il grande vialone che, tagliando una pineta, arriva da Roma verso lo sbocco al mare di Roma, che è Ostia, e dove Pierluigi Nervi, un grandissimo architetto, molto prolifico per fortuna a Roma, ha fatto questa piscina dello stabilimento Kursaal con questo cerchio dove dentro ci sono trampolini e piattaforme di varie altezze, che dà le spalle al mare, come se per accogliere, diciamo, le persone. Questo io lo scoprii tardi, perché come tutti i ragazzi sardi non mi ero concesso, essendo cresciuto, diciamo, tutte le estati in Sardegna, di vedere un mare così brutto come Ostia, però dall'adolescenza in poi, abitando, diciamo, nella zona di Roma, l'Eur, che era quella che portava verso Ostia, alla fine scoprii questo incredibile segno. E anche qui sono andato stando attento, con un'osservazione ossessiva quasi delle ore del sole, dove il sole veniva, tutte le foto erano fatte in controluce, il sole era un sole nero, perché per un motivo tecnico della macchina, un motivo chimico della pellicola, fotografando contro il sole si oscurava e veniva questo sole nero che entrava dentro la macchina e dava una fiammata a questa fotografia. Tutto questo perché non volevo assolutamente cartoline della mia città, le vedevo da quando ero bambino, avevo certo bisogno di aggiungere, diciamo, immagini un po' stereotipate. La seconda cosa, e lo consiglio a Sandro che abita a Roma, così come lo consiglio a tutti, è stato quello di vedere Roma nelle notti di luna piena. Riuscì a ottenere un permesso per entrare dentro la zona archeologica del Palatino. Ecco, passare una notte intera di giugno dentro la zona archeologica del Palatino con la luna piena è una delle cose più belle che può succedere a un romano. Penso anche a un australiano o cinese, però insomma un romano veramente ha una specie di viaggio mistico in questa cosa. E a quel punto ho iniziato a fotografare tutto e sono entrato in una sorta di trance che verso le 2 di notte, su una panchina, ero solo, completo e assolutamente chiusa, mi sono anche addormentato un'oretta mettendo la borsa e le macchine fotografiche sotto e poi mi sono anche risvegliato. Tutto questo perché volevo un'altra osservazione, appunto con la luce della luna, in un posto dove non ci fossero tante luci artificiali. È chiaro che si vedeva un bagliore della città, ma non era certo illuminata, era tutto spento. E questo poi sono andato a ricercare in altre zone, che come poteva essere l'Agro Pontino, l'Agro Romano, l'Agro Pontino non mi interessava, come poteva essere l'Agro Romano, oppure sempre a proposito della zona in cui sono cresciuto, il vecchio Luna Park dell'Eur, che all'epoca era chiuso, completamente distrutto, e io cercavo queste case o questi mostri o queste attrazioni in una notte di luna piena e in un posto buio, e dove però erano illuminate dalla potenza di questa luce, e ugualmente mi riportavano la mia
infanzia, la mia adolescenza, di un posto che tra l'altro io non ho mai particolarmente amato perché mi dava fastidio. L'Unerma, dovevo accompagnare i vari amici o parenti che venivano da altre zone d'Italia, una grande attrazione. E poi appunto Villa Medici è stato un altro posto che io ho fatto due mostre, Villa Medici è stato un posto che è molto frequentato e anche lì è una strana zona di Roma, buia per fortuna, e che guarda tutta la città. Ecco, mi interessava con un'osservazione della luce diversa, cioè stando attento a quando c'era la luna piena, stando attento a seconda delle stagioni quando il sole arrivava sopra il tetto del Messaggero, anche lì ho dovuto chiedere un permesso per entrare nel tetto del Messaggero e vedere Roma da quella strana visuale, che è anche una Roma che non sembra Roma in realtà, perché è molto bruciata, mentre in genere Via del Tritone è un po' una via caotica. Da questa grande scritta con il sole davanti e dietro questa via molto bianca a quel punto. È come se volessi cancellare, volessi lasciare una traccia di una città che fosse soltanto mia, particolarmente mia. Penso che questo sia lo stesso criterio che io ho scelto per le piazze invisibili e il criterio è il fatto che Sandro parla di Prato. Io non sapevo che Sandro avesse abitato 10 anni in quella piazza, ma Sandro ha abitato 10 anni in quella piazza. Sapevo certamente che Sandro era di Prato, fosse di Prato, insomma, ne abbiamo parlato tantissime volte. Però questo criterio di appartenenza per me è importante sia nella letteratura, che non è la mia specializzazione, e sia nella fotografia. A me non piacciono, come diceva anche Lévi-Strauss, non piacciono i viaggiatori e gli esploratori, questi dell'esotico a tutti i costi. Mi piacciono più storie che hanno a che fare con la vita, che è l'unica cosa sempre completamente diversa di ognuno di noi. Le fotografie di Luca Campigotto sono spesso su luoghi come le Dolomiti, i luoghi della Prima Guerra Mondiale, che lui ha fotografato in un bellissimo volume. Il lavoro di Sandro è molto in luoghi suoi, i romanzi di Sandro, così come i racconti brevi, sono spesso su, non so, la Firenze Mare, l'Aurelia, zone appena fuori da Roma, o il nonno che va a portare, che riprova a vendere vestiti all'Isola d'Elba. Insomma, c'è un'appartenenza a quei luoghi che lui conosce perché erano i luoghi della sua vita, i luoghi delle sue vacanze, sia arrivando da Prato che arrivando da Roma. L'Aurelia, come diceva il grande Zeiger, è stato il tapis roulant della nostra gioventù, e per me, per Sandro, ancora un po' il tapis roulant della nostra età in questo momento. E questo sentimento di appartenenza esiste fortissimo in tutto il libro. La fotografa che ha fatto la foto è una fotografa di Prato, che vive a Prato. Potrei anche dire che è la figlia del medico curante di Sandro, ma questo non fa altro che aumentare l'aspetto di appartenenza. E credo che tutto ciò si senta, che è la cosa bellissima del progetto, che io con difficoltà potrei fotografare un'altra città che al di fuori di Roma, insomma. Il resto, da un punto di vista di paesaggio, mi interessano alcuni paesaggi un po' senza grande identità, dove la luce della luna li modella, quello mi interessa molto, ma mettermi a fare reportage su varie città è assolutamente insignificante per quanto mi riguarda. Ed è per questo che ho diviso tutto questo lavoro con Paolo Ventura per Anghiari, Olivo Barbieri per Carpi, Luca per Venezia, Luca Campigotto, quello che sarebbe parlato dopo di me, e con scrittori fantastici come Sandro Veronesi. Grazie. Molte grazie, muchas gracias a Marco De Logu por esta presentación y por este recorrido de Roma, una ciudad que todo el mundo conoce, pero no es fácil y es aún más difícil de haber una perspectiva original y nueva. Y esas fotografías y esas reflexiones de Marco De Logu nos ayuda a dar una perspectiva, una mirada distinta de una ciudad que, bueno, la ciudad eterna de Roma.
Bueno, y antes de pasar la palabra al próximo huésped, una pregunta, una domanda para Marco De Lobu. Come appunto, visto che oggi parliamo di rapporto tra immagine e parola, e come diceva nello scorso seminario Olivo Barbieri, fotografo Olivo Barbieri, sottolineava come sia difficile far capire il senso di una fotografia senza che ci sia una didascalia a spiegare. E quindi la mia domanda è quale sia il processo creativo, la tecnica che lei usa per far parlare i suoi scatti. Penso che sull'immagine la cosa fantastica è che non si è mai sicuri di quello che si fa. Per cui è uno dei motivi che mi ha spinto a cambiare genere, a cambiare tecnica e a cambiare soggetto. Esiste una magia nelle fotografie e non bisogna mai accontentarsi, bisogna proprio con abnegazione arrivare sino alla fine di quello che può essere. Cioè la differenza, credo che sia, anzi sono sicuro che è la stessa identica cosa, per come bisogna scavare la parola sia in letteratura, che cioè, sia nel romanzo che nella poesia, in fotografia è la stessa identica cosa. Cioè il margine tra una cosa bella e una cosa brutta è veramente molto piccolo. Poi ci sono delle schifezze totali che è inutile parlare. E per quanto mi riguarda, io sono un po' meno rigido rispetto a Olivo sul fatto della didascalia. Ci sono delle fotografie che parlano anche da sole, non devono spiegare, documentare, ma che immediatamente hanno una loro, diciamo così, capacità di attrazione, di emozione. Quando avevo lo studio a Trastevere, l'ho avuto per 34 anni, ho avuto per molto tempo i ritratti di contadini veneti che avevano fatto la bonifica sopra la mia scrivania, e spesso se arrivavano persone di qualsiasi genere, età diverse, estrazione culturale diversa, proprio interessi diversi, spesso si soffermavano su queste facce di vecchi e dicevano ah, e riuscivano a colpire quelle facce, cosa che era abbastanza improbabile. E quindi quella cosa lì mi dava una grande, così, un grande orgoglio di aver fatto quel lavoro e di averlo fatto in quel modo in cui la narrazione della terra veniva quasi portata sulle facce di queste persone. Stessa identica cosa per il lavoro su Roma che voi avete appena visto dietro di me. Sono fotografie lunari, alcune solari, sono 3 e 11, diciamo. Eppure queste spero che il fatto di una ricerca molto approfondita, di capire appunto tutte le cose, di capire che anche c'è un'unicità in quel lavoro, perché è una situazione che non succederà mai più, ma non perché come spesso c'è nel reportage c'è l'istante decisivo, un processo che ho molto ammirato in Cartier-Bresson, ma che adesso mi sembra veramente un po' passato, ma qui non c'è l'istante decisivo, ma c'è una decisione a monte di ricercare, fotografare quel pezzo, quel paesaggio, quella città, studiando la luce, l'inquadratura, tutto quanto, e che poi abbiano, diciamo, a che fare con la mia identità profonda. Questo è quello che mi interessa. Il resto guardo anche altro tipo di fotografie. Non ho tantissimo tempo, essendo arrivato a 60 anni, per cui cerco di concentrarmi su fotografie, letteratura, di processi o di autori, e poi molto volentieri mi faccio stupire da autori nuovi, perché se no sarei il solito cretino che dice non ho ancora finito di leggere Tolstoi, pensa se leggo Sandro Veronesi. Non ho ancora finito di leggere Tolstoi, probabilmente non finirò mai, ma leggerò tutto Sandro Veronesi. Grazie, grazie ancora Marco. Y entonces ahora vamos a pasar la palabra a otro fotógrafo, a Luca Campigotto. Nació en Venecia y actualmente vive entre Milano y New York. Luca Campigotto es un fotógrafo reconocido a nivel internacional por su fotografía y sobre todo por sus reportajes de viaje. Viajó en todo el mundo con mucho interés para Italia, por supuesto, y entonces vamos a disfrutar hoy unas fotos
de Italia, es un recorrido de Italia. Él viajó también en otros países, muchos otros países, inclusive acá, en la Argentina, en Patagonia. Él, además de ser fotógrafo, es también un escritor. Así que en 2018 publicó su primer libro, su primera publicación, que incluye una recopilación de fotos, pero también de textos escritos a lo largo de 30 años. Bueno, entonces yo voy inmediatamente a pasar la palabra a Luca Campigotti. Buonasera. Vorrei raccontare appunto le mie esperienze di fotografo in Italia, fotografo di paesaggio e di architettura, usando come pretesto la foto che ho fatto a Venezia di Piazza San Marco per il progetto di Marco, curato da Marco De Logu, sulle piazze invisibili durante il lockdown del coronavirus. E io sono veneziano e ho abitato per quasi 40 anni a Venezia, è una città a cui ho dedicato 5 libri, e però stranamente non avevo quasi mai fotografato la piazza. E avevo sempre privilegiato altre zone, altri scorci, altre vedute, altri punti di grande veduta. Quello che trovo, poi Marco mi ha così chiesto di fotografare la piazza, che poi in realtà sono diventate due piazze, perché ho fatto anche Piazza del Duomo a Milano, e provando due sensazioni diametralmente opposte come fotografo e come spettatore, diciamo, come persona nei due luoghi. La foto di Venezia è una foto interessante perché è una foto banalissima. Peraltro anche quella di Milano lo è in un certo senso, perché è un frontale del Duomo. E diciamo che la nudità, la semplicità disarmante dell'inquadratura ha a che fare un po', almeno nel mio immaginario, ha avuto a che fare con quanto straziante e disarmante era la situazione in cui che stavamo vivendo in quel periodo tutti. E scattare in Piazza San Marco è molto difficile, estremamente facile perché ci sono tanti punti di vista, ma trovare un punto di vista che in qualche modo provi a riassumere tutti i vari elementi che ci sono non è così semplice. Io ho scelto un punto di vista a tre quarti in fondo alla piazza, che guarda naturalmente la Basilica e il Campanile, un'inquadratura classica usata da Bellotto e da Canaletto molte volte nei loro dipinti. La cosa difficile era fare entrare il campanile, che è molto alto, nell'inquadratura senza forzarla troppo e trasformarla in una veduta grandangolare esagerata, che non mi sarebbe piaciuto. E alla fine credo mi abbia aiutato un cielo grigio piombo, che poi è lo stesso cielo che ho ritrovato a Milano, anzi che avevo già trovato a Milano, perché la foto di Milano è precedente, e è un cielo che mi sembra schiacci a terra le architetture. La differenza, forse più interessante che parlare delle singole fotografie, mi ha colpito molto l'esperienza di essere lì da solo per ore in questi due luoghi, perché come fotografo ho avuto il privilegio di poter andare in giro in quelle settimane, e l'esperienza della solitudine, della girarsi da soli in un posto così straordinario e generalmente sempre sovraffollato, è stata veramente stravolgente per certi aspetti, in qualche momento catartica.
Però la grande differenza è che mentre Venezia a un certo momento mi è sembrata in quella giornata di sole livido, durissimo, una città forte che non ha bisogno di nessuno, talmente forte della propria bellezza fuori scala in qualche modo, e una bellezza antica, la stessa bellezza di 5, 6, 7 secoli fa. E mi è sembrata quasi liberata dalla presenza umana. Milano invece mi era sembrata molto intristita dall'assenza degli uomini, delle macchine, del traffico. Milano aveva più bisogno, ai miei occhi, della presenza umana di quanto non abbia Venezia. E la Basilica e Piazza San Marco avevano un che, come al solito, di folle, di delirante nell'assemblaggio di tutte le loro architetture, di tutte le loro decorazioni artistiche, mentre il Duomo aveva soprattutto qualcosa di sacro, di pesante, di pesantemente ancorato a terra, anche se tutte le sue guglie fanno pensare alle antenne di un'astronave pronta a decollare. In realtà il Duomo mi è sembrato un'architettura proprio di terra, mentre tutto quello che c'è in Piazza San Marco sembrava come appoggiato su una superficie pronta, non dico a decollare, ma comunque a scivolare via, a muoversi da un momento all'altro, le procuratie, la basilica, il palazzo ducale, il campanile, tutto quello che vedevo. Faccio un breve excursus del cronologico, cercando di ricordarmi tutto di quanto ho fotografato in Italia in questi ultimi 30-35 anni. Cominciando appunto da Venezia, su cui ho realizzato il primo libro nel 95, si chiamava Venezia Obscura ed era tutta una ricognizione in bianco e nero con una macchina a grande formato, delle pose molto lunghe di un quarto d'ora, 20 minuti di notte. E per me è stato studente di storia, appassionato di storia moderna, di storia veneziana. È stato un modo per cercare di fuggire indietro nel tempo, perché Venezia è una città appunto sovraffollata, super turistica, ma in realtà dopo le 9 di sera, specialmente d'inverno, si trasforma, ritorna a essere una specie di vedova solitaria, malarica in qualche modo, e comunque sempre bellissima e altera anche per certi aspetti, ed era un teatro della storia sul quale mi potevo muovere da solo, libero, e quindi ho concepito, mi è sembrato che quella fosse un'operazione che ho cercato di fare proprio per perdermi nel tempo, in un passato che non ho vissuto e che avrei voluto invece vivere, vedere. Ho continuato a Venezia ancora con due libri, uno su Molino Stucchi, che è stata una delle più grosse strutture industriali in Italia, a cavallo del secolo, poi è stato chiuso per 50 anni, forse più, e poi nel 95 hanno cominciato a disboscarlo perché era pieno di alberi, era tutto crollato, fatiscente, e io ho realizzato un libro, un lavoro specifico sull'edificio nei primi giorni in cui avevano appunto cominciato i restauri. Per me quella è stata un'altra fuga in cose che mi hanno affascinato, e nello specifico nei disegni e le incisioni di Giovan Battista Piranesi, di cui avevo visto una mostra proprio alla Fondazione Cini quando ero ancora al liceo. E diciamo che
la tragedia, il crollo, questo scenario da Tombaroli che era diventato il mulino collassato dal settimo, ottavo piano fino giù, è diventato un'altra scenografia in cui ho cercato, come al solito, di restituire lo spazio e la sensazione, cercando di evocare un po' come potevano essere, di che sensazione possono darti quegli spazi quando ti ci ritrovi dentro. E mi ha guidato appunto il ricordo di queste carceri piranesiane di cui sono sempre stato innamorato e che nel mulino avevano molti punti in contatto. Una terza esperienza è stata nel 2000, quando ho fotografato gli spazi dell'arsenale che venivano recuperati per diventare spazi della Biennale d'Arte. Quindi ho fatto un lavoro abbastanza grande, forse il mio primo lavoro a colori, diciamo, rilevante per la mia esperienza, per la mia carriera. Prima fotografavo solo in bianco e nero, per una ventina d'anni ho fotografato solo in bianco e nero. E adesso, diciamo, invece fotografo quasi esclusivamente a colori, soprattutto da quando ho scoperto il computer anni fa e quindi la possibilità di fare i miei colori attraverso i software e quindi riuscire a regolare contrasti, tonalità, intensità come meglio credo. Poi in Italia ho lavorato su alcune altre situazioni, non moltissime in realtà, però ho fatto, adesso vado, dunque intanto per finire su Venezia, un libro due anni fa, un grosso libro per Hermès, un libro tutto a colori, con moltissime foto e anche molto interni, cosa che di solito faccio ben poco. Nel 2014 per FMR invece avevo fatto un enorme lavorone sull'architettura dell'Impero Romano in Europa e nel Medio Oriente e avevo lavorato moltissimo su Roma, Roma notturna, Roma imperiale. Anche in questo caso naturalmente io quando uso spesso l'espressione che per me la fotografia è l'arte della fuga, nel senso che c'è ovviamente sempre una preoccupazione di non tanto di documentare, ma di raccontare, forse un po' trasmettere l'esperienza e la sensazione che si ha quando ci si ritrova in modo molto privilegiato in posti dove generalmente sono pieni di gente, pieni di turisti, invece spesso sono chiusi quando fotografo o perché è mattina presto o perché è notte o perché me li aprono quando sono chiusi perché siano fotografati vuoti, sgombri. Però dicevo, oltre a questa voglia in qualche modo di trasmettere, di puntare l'indice un po' e far vedere, indicare a chi guarda una direzione in cui c'è qualcosa di particolarmente interessante, affascinante da vedere, io godo del fatto che ogni volta fotografando mi perdo un po' nei miei pensieri, nelle mie fantasie e quindi comincio a pensare ai film che ho visto, le cose che ho letto, i quadri e creo una specie di maelstrom dentro la mia testa e anche un po' dentro il mio cuore e che seguo ed è quello che mi dà la gioia più grande di fare fotografia, insomma. Per cui ho cominciato a fotografare per viaggiare con la scusa di fare le fotografie e viaggiare nello spazio è diventato sempre di più un viaggiare anche interno, mentale, nel tempo, nella storia, in quello
che ho letto, che ricordo o che credo di ricordare, che credo di aver capito. E, oltre alla fotografia di, insomma, diciamo, di paesaggio, di luoghi dell'arte, dell'architettura, ho sempre fotografato molto anche industria, archeologia industriale, anche qui lavorando molto spesso di notte. Moltissimi anni fa, nel 97, ho partecipato a una Biennale d'Arte di Venezia che aveva come uno dei progetti principali era proprio quello della ricognizione fotografica fatta da una quindicina di fotografi sull'area di Marghera. Era la Biennale del 97. E poi, che valga la pena ricordare per me, ci sono due esperienze. Una recente, di un paio d'anni fa, un lavoro che ho fatto su Matera e un libro che è stato pubblicato un anno fa, in occasione di Matera, capitale europea della cultura, e un altro lavoro a cui tengo molto, che non è sulle città, è completamente dalla parte opposta, è sulle montagne, ma è sulle montagne della Grande Guerra, un lavoro del 2013, fatto per conto della Presidenza del Consiglio. E lì ho percorso circa 600 km di fronte in montagna, dalla Slovenia fino alla Lombardia, grosso modo, fotografando moltissime montagne, non tutte ovviamente, perché sono troppe, diciamo, ma moltissime montagne importanti dove si è combattuto. E lì il corpo a corpo è stato, diciamo, tra il rapporto difficile che c'è tra la bellezza dei luoghi e la durezza della memoria, dovendo fotografare trincee, gallerie, incontrando cumuli di filo spinato, cioè il museo a cielo aperto della montagna. A Venezia e a Milano, durante il lockdown, c'è stato forse qualcosa di simile, nel senso che anche lì c'era una bellezza da raccontare e un sottotesto di vuoto, di solitudine, di dolore, che in qualche modo ha fatto sì che anche adesso, raccontando questa cosa, li abbia messi insieme inizio e fine, piazza, città e arte, e montagna, guerra, spazi vuoti. Grazie a Luca, gracias por esta presentación, por este recorrido. Y antes de seguir con nuestro próximo huésped, para Luca Cambigotto también quisiera poner una pregunta, una domanda. Lei è un fotografo, ma è anche uno scrittore. E quindi la mia domanda è, che le pongo, è quali siano, secondo lei, le differenze tra il processo creativo in queste due arti, e correlato a questo anche se le emozioni che lei sente, che intende far provare a chi guarda le sue fotografie, sono le stesse che cerca di comunicare, di trasmettere a chi legge i suoi scritti. Io non sono proprio uno scrittore, sono uno che scrive. Ha sempre scritto, ho scritto di nascosto, poi un paio d'anni fa finalmente ho pubblicato un libro in cui racconto varie piccole avventure che mi sono capitate come fotografo. La differenza per me è che la fotografia, si dice spesso, sempre, un'immagine vale più di tante parole. Però la fotografia in realtà è anche qualcosa di straordinariamente ambiguo. E quindi molte volte ti faccio vedere una cosa e tu ne capisci un'altra, oppure sarebbe bastato che io spostassi la macchina un po' più a destra o a sinistra e la percezione di quello che si vede sarebbe cambiata diametralmente. Quando uso le parole ho l'impressione di riuscire a, in maniera più chirurgica, come se fossero dei bisturi, a farti capire esattamente quello che dico, quello che penso.
cioè come se ci fosse meno possibilità di fraintendimento, più precisione. E il massimo della precisione, idealizzato per me, è nella poesia, che ogni tanto ancora scrivo, e perché lì, oltre alla precisione, c'è la capacità, la voglia di dire le cose in poche righe, quindi in maniera asciutta, in maniera sintetica e in maniera molto forte. Dove per me queste due cose vanno in cortocircuito e si abbracciano, l'immagine e la parola. Una volta, leggendo Montale, c'è una poesia anche famosa, che termina dicendo: così risuona nel silenzio della campagna un colpo di fucile. Io quando ho letto questa frase ho visto una fotografia, ho visto un'immagine. Ho visto uno che sparava, un braccio teso, un cappello, un fucile. Ho visto tutte delle cose che in realtà nel verso non ci sono. Per cui molte volte leggendo si creano delle immagini, e forse è quello che cerco anche di fare quando scrivo, di rendere il testo per fotografie, forse. Bene, grazie ancora allora a Luca Campigotto, gracias por su reflexión, para compartir con nosotros su obra, una parte de su producción artística. Y ahora tenemos nuestro último huésped, tenemos el honor de tener acá con nosotros Sandro Veronesi, uno de los novelistas, escritores más importantes y reconocidos de su generación. Él es también, además, un destacado ensayista y periodista. Y es el único escritor en haber ganado el premio Strega, que es el más prestigioso galardón literario de Italia, dos veces. La primera en 2006, con la novela Caos Calmo, y la segunda este mismo año. Entonces es el ganador del último premio Strega, 2020, con la novela El Colibrí, que está traducida también en castellano. Voy entonces ahora a pasar la palabra. Un saluto a tutti. Parlare di questa iniziativa, di questo progetto delle piazze invisibili, mi riporta indietro nel tempo, fino a quando studiavo architettura, e mi rendevo conto che lo studio dell'architettura è uno studio, diciamo, assoluto, perché alla fin fine si riduce a studiare la proporzione e il rapporto tra spazio e uomo. Cioè, come dice Beckett invece, tra figura e sfondo. Beckett lo dice della vita: la vita non è altro che un rapporto tra figura e sfondo. E questo però è anche l'architettura. Perché in questo progetto l'uomo non c'è. Non è concepito, non c'è, anzi è stato fatto proprio perché non c'è l'uomo. Queste piazze vuote. Come vuota era tutta la città, come vuota era Roma, che io ho attraversato a piedi più volte, trasgredendo diciamo il lockdown, con un tesserino da giornalista in tasca, che poteva sempre, forse, a piedi, naturalmente, il lungo e il largo poteva forse farmi scansare la multa, perché poi fondamentalmente stavo lavorando, e come se stavo lavorando. E il rapporto spazio-uomo o uomo-spazio diventa piuttosto interessante quando uno o due parametri tende a zero. Ed è molto interessante quello che ha detto Marco De Logu prima, riguardo alla necessità, proprio perché manca l'uomo, che a fotografare i luoghi fossero persone che con questi luoghi avessero, diciamo, una relazione, una parentela, una consuetudine. Diverso sarebbe stato se ci fossero stati un sacco di uomini e donne in queste piazze.
perché il fotografo potrebbe non avere avuto tanta dimestichezza con lo sfondo, però con gli uomini e le donne magari sì. Qui invece, non essendoci figure umane, anzi trattandosi per l'appunto di spazi vuoti, svuotati, era necessaria una quasi una consustanzialità con il luogo, proprio per restituire umanità. È un po', a me è venuto in mente, come l'opposto di un progetto altrettanto bello che aveva i parametri al contrario, cioè erano i luoghi che tendevano a zero e l'uomo tendeva all'infinito. E questo comunque portava la stessa necessità di rivolgersi a persone del luogo. Mi riferisco al progetto nato dopo il successo del libro di Roberto Alaimo, Repertorio dei pazzi della città di Palermo, nel quale Roberto Alaimo, palermitano, dava conto di tutti i matti conclamati nella storia di Palermo e anche nella sua storia, cioè le persone che lui aveva conosciuto, i pazzarielli che si aggiravano per la città. Dopo quel successo, l'iniziativa è stata, proprio con la cura di Roberto Alaimo, estesa a tutta l'Italia. E a me è stato chiesto di scrivere il repertorio dei pazzi della città di Prato. Esattamente come mi è stato chiesto di commentare una foto di una piazza dove, peraltro, ho anche abitato, ma che comunque, anche se non ci avessi abitato, mi era veramente molto familiare, con fotografia fatta da una persona che anch'essa era familiare con quel luogo. Cioè, nel caso del progetto dei pazzi, l'umanità tendeva all'infinito, tanto più proprio essendo pazzi gli uomini che venivano raccontati, quindi erano, diciamo, saturi di umanità, anche con una sovrabbondanza di umanità, e i luoghi erano semplicemente necessari per delimitare il perimetro della ricerca, ma non c'era quasi nessuna attinenza. Il barbone che dava da bere ai pesci nella fontanella della piazza San Niccolò a Prato avrebbe potuto fare questa stessa cosa in una qualsiasi altra vasca di pesci. Gli portava l'acqua nella bottiglia e gli dava da bere. E questo lo ha fatto entrare a pieno titolo nel repertorio dei pazzi della città di Prato, però questa cosa poteva farla dovunque. Però solo uno che stava a Prato poteva sapere di quest'uomo. Viceversa, un po' più, diciamo, un po' più misteriosa, però è la relazione tra l'occhio del fotografo, o in questo caso il combinato dell'occhio del fotografo e quello del commentatore, con il luogo, quando questo luogo è programmaticamente concepito nel suo momento di vuoto di umanità. Ce l'abbiamo messa noi, ce l'ha messa chi ha fotografato e ce l'ha messa chi ha commentato, quella umanità per la quale le piazze sono state inventate, perché le piazze non esistono in natura, le piazze sono state inventate per la socialità, per la per vivere in comunità, per l'umanità intesa come convivenza e condivisione. Averle fatte belle non è altro che, diciamo, la necessità di dare a questi spazi comuni quella solennità che metaforicamente poi doveva servire a tenere molto in alta considerazione ciò che nelle piazze si faceva, fosse anche soltanto cosa che è durata e dura ancora. Per molto tempo fare mercato, cioè vendere e comprare merci. Però non è solo quello, e non stiamo qui a percorrere la storia delle piazze. Però certamente la presenza dell'uomo è fondamentale, per esempio nella piazza
di Prato, Piazza delle Carceri, che è stata fotografata, c'è un gesto geniale di Giuliano da San Gallo che ci ha collocato la Basilica di Santa Maria delle Carceri dopo che il resto della piazza era già stato edificato con un'altra chiesa di fronte e soprattutto con il castello federiciano di Federico II, che ha reso questa piazza unica perché ha preso l'asse di questa chiesa a croce greca e anziché farlo coincidere con uno degli assi del castello accanto, che è una pianta rettangolare, lo ha storto di 17 gradi. Questi 17 gradi sforzano e sformano quello che altrimenti sarebbe stato un rettangolo lungo e stretto di questa piazza, ma per chi? Perché lo ha fatto? Non c'era nessuna ragione di farlo, se non per dare alle persone che si sarebbero radunate in questa piazza e che tuttora si radunano in questa piazza, un'impressione di maggiore apertura, per l'appunto, anch'essa metaforica, ma non solo, spaziale, geometrica, che non ci sarebbe stata se gli assi avessero coinciso con quelli delle preesistenze. Tutto questo viene fatto per l'uomo e nel rapporto figura-sfondo, la figura magari è piccola, lo sfondo è sontuoso, ma l'uomo garantisce la vita, mentre pur se anche i monumenti hanno una loro vita e addirittura una loro morte, le cose, i manufatti, sono per l'appunto lo sfondo. Dicevo che ho perlustrato più Roma che Prato durante il lockdown, ho fatto tantissime foto brutte come foto, ma fantastiche, l'ho fatte col telefonino, fantastiche per quel che fotografavo, perché fotografavo i monumenti di Roma senza anima viva, che era ciò che io che visitavo. In certi casi riuscivo anche a togliere di mezzo con lo scatto, che rimaneva brutto, le macchine, perché le macchine c'erano, ferme, ma c'erano. E quindi perdevo alcune cose, tipo il silenzio o la diversità dei rumori rispetto alla norma, però guadagnavo l'eliminazione anche delle altre tracce materiali della presenza dell'uomo, perché non c'era nessuno, perché ero l'unico che trasgrediva, e posso garantire che i romani hanno e come rispettato proprio perché io l'ho trasgredita in quel modo, passeggiando anche per chilometri e chilometri nella città completamente deserta. Era una cosa che valeva però la pena di rischiare la multa, perché mai si è dato nella realtà di esperire una emozione del genere. La pittura metafisica ha concepito i manufatti senza l'uomo, però era, diciamo, una pittura concettuale e soprattutto era custodita da un frame, era custodita da una cornice. Qui invece non c'è la cornice. Tu vai in una piazza e questa piazza è vuota perché deve essere vuota, perché per la prima volta non c'è bisogno dell'uomo. Anzi, l'uomo deve stare da un'altra parte a combattere la sua battaglia. E quindi l'uomo abbandona la piazza. Questo connubio che ha fatto, diciamo, la gloria delle civiltà, uomo-piazza, uomo-spazio, si scinde. L'uomo ha molto poco spazio, viene relegato per rafforzarlo dentro degli spazi limitati e l'enormità degli spazi esterni che l'uomo ha realizzato è la stessa. Ora, è durato poco, per cui non c'è stato verso, per esempio, per la natura, di impossessarsi di queste piazze. Ma fosse durato anche solo 6 mesi, queste piazze sarebbero state aggredite dalla natura. E dopo un po' anche dagli animali, che quando non c'è l'uomo spuntano regolarmente. Io ho visto un documentario di Attenborough, cosa è successo a Chernobyl in 35 anni. Chernobyl è diventata una foresta
di alberi e cemento, completamente disabitata dagli uomini, ma abitatissima da ogni specie animale e da ogni specie vegetale. Le piazze di Chernobyl sono diventate, nel migliore dei casi, radure o altrimenti foresta anch'esse. Perché? Perché le piazze servono solo agli uomini, non servono agli altri animali, alle altre forme di vita. Perciò è molto interessante avere partecipato a questo progetto, proprio perché le piazze sono concepite nel loro momento inesistente. Tant'è vero che si poteva farlo con le città di Calvino, si può sempre farlo, cambiare una lettera e da città invisibili passare a da piazze invisibili passare a piazze invivibili, il passo è molto breve. Ed è invivibile, certo, uno spazio dove non c'è vita. Non si poteva vivere quello spazio perché era vietato, quindi era uno spazio invivibile, e prima ancora che invisibile, diventava invisibile nel momento in cui lo si svuotava di occhi che lo potessero vedere. È un'occasione che non, io spero non si ripresenterà mai più. E quindi non è soltanto quello che ho fatto io a Roma, documentazione col telefonino. Qui è un gesto artistico che però si appoggia su una condizione estrema nella quale uno dei due valori, quello dello spazio, tende all'infinito e l'altro valore tende a zero. Fare fotografie e poi commenti in una situazione del genere non è stato dato nemmeno a Leonardo da Vinci, a nessuno dei grandi pittori, dei grandi rappresentatori, diciamo, dello spazio che sono capitati sulla Terra prima di noi. E questo lo rende un libro e un'esperienza veramente unica che, ripeto, io spero che non sia possibile replicare. E se non è possibile replicarla, a maggior ragione è un'esperienza unica. Averci partecipato anche soltanto in una modesta mi fa molto piacere e mi inorgoglisce. Grazie a Sandro Veronesi che nos ha llevado en esta reflexión una vez más sobre la relación entre el ser humano y las plazas y también cómo desde esta tragedia que ha sido el lockdown en Italia, se creó una oportunidad, esta oportunidad que él, si bien subrayó, de ver las plazas como nunca la vimos y como ojalá nunca la veremos en futuro. Antes de terminar, una domanda anche per Sandro Veronesi, quindi riprendendo nuovamente il tema che stiamo attraversando oggi del rapporto tra immagine e parola, e quindi per Sandro Veronesi, lei preferisce nei suoi romanzi descrivere in maniera minuziosa i luoghi, le persone, le situazioni in modo da rendere delle immagini ben definite, oppure predilige darne solo un'idea abbozzata, lasciando maggiore libertà alla fantasia del lettore? Beh, decisamente questa seconda soluzione, per molte ragioni. La prima sta proprio nel fatto che ormai è cosa nota, le opere, soprattutto le opere letterarie, sono aperte e si compiono con il contributo dei lettori. Allora non ha senso imprigionare l'immaginario di un lettore in una descrizione minuziosa di uno spazio o di una cosa, quando io so benissimo che l'immaginario di ognuno dei lettori porta traccia, a volte anche molto profonda, evocativa, di quegli stessi oggetti, di quegli stessi spazi, vissuti però in maniera personale. Per cui se io dico appunto di una piazza che era completamente vuota, è inutile che aggiunga altro, perché più o meno tutti abbiamo vissuto direttamente l'esperienza, almeno di aver visto queste piazze durante il lockdown, e questa esperienza ci ha molto colpito. È inutile che io imbrigli una cosa che c'è già, una descrizione che c'è già, dentro l'immaginario di ognuno dei lettori, in un perimetro di parole che nel migliore dei casi
se io sono veramente bravo, riescono ad esprimere in maniera molto compiuta il mio immaginario. A meno che per qualche ragione lo spazio non sia più sfondo e l'uomo figura, ma viceversa. Allora è necessario descrivere lo spazio, perché è lo spazio protagonista, però è molto raro. Di solito quando si scrive di vita, non si scrive di sfondo. Una cosa però vorrei dire, perché mi è capitato di concepire una cosa, non so se ha funzionato, nessuno mi ha dato prova di essersene accorto. Però in Caos Calmo io avevo messo un uomo in un giardinetto davanti a una scuola fisso lì. Quindi lo spazio era fisso, era un set sempre lo stesso. Però io volevo rinforzare il più possibile l'aspetto simbolico di questa cosa, e cioè un uomo maturo che sta davanti a una scuola dove va sua figlia, certo, ma una scuola è un luogo dove si impara, no? Perché quest'uomo doveva imparare di nuovo, da capo, certe cose. E quindi io non volevo che questo luogo fosse un luogo fisicamente riconoscibile, nemmeno nella mia di immaginazione, quindi men che meno nell'immaginario dei lettori. E quindi ho dato delle descrizioni fuorvianti, delle descrizioni, diciamo, scorrette, cioè quelli che nel cinema si chiamano scavalcamenti di campo. Una volta la scuola sta a destra, una volta sta a sinistra, una volta sta di fronte, cioè c'è da attraversare la strada. È una cosa che io ho seminato lì e che nessuno ha dato mostra di notare, non fosse altro per correggermeli con gli errori. Io li ho messi apposta, quegli errori, perché non fosse possibile che si costruisse nell'immaginario del lettore un'idea precisa di quella piazza, di quel luogo. Volevo che quel luogo fosse un luogo mentale. E siccome avevo bisogno però, per la mia cifra di scrittore realista, di un appoggio, appunto, una piazza, anzi più che una piazza, appunto era un giardino, un giardinetto, ho dato delle informazioni fuorvianti. Ero molto orgoglioso di questo, però ripeto, nessuno se n'è accorto, o se se ne sono accorti, ancora più misteriosamente, non me ne hanno dato notizia. Tuttavia quella rimane forse la circostanza nella quale io più mi sono impegnato a descrivere uno spazio, ma appunto con l'idea di cancellarlo più che di costruirlo nell'immaginazione del mio lettore. Grazie, grazie a Sandro Veronesi e grazie a todos. E con questa ultima presentazione abbiamo terminato este viaje, este recorrido a través de Italia, a través de esta relación, esta reflexión sobre la relación entre las palabras, entre las imágenes, como nos explicaron nuestros distinguidos oradores. Y a partir, otra vez, de este proyecto editorial muy apreciado, que es Le Piazze Invisibili, que fue promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia y ideado y creado por el fotógrafo Marco De Lotto. Espero entonces que el público haya disfrutado esta charla, esta segunda charla, que como la otra quedará también en nuestro canal YouTube. Y los invito todos a consultar las iniciativas de Caras de Italia, la publicación Le Piazze Invisibili, que están disponibles en nuestro sitio internet, y también a consultar el programa de la Semana de la Lengua Italiana en Argentina. Entonces, todas las iniciativas que se realizan a través de la Embajada y los consulados y los institutos de cultura italiana en Argentina. Gracias de nuevo a tutti y arrivederci.